E bentornati su un nuovo video dove vi farò vedere il trasferimento di foto su tela. La scorsa volta ho fatto vedere un altro video su YouTube sul trasferimento di foto sul legno e oggi sulla tela. Userò lo stesso prodotto dell'altra volta, il gel denso lucido gloss della My Mary. Il procedimento è lo stesso, però è su tela. Rimarrà appunto la trama della tela. Qui io ho dato una mano di bianco perché sotto c'era un disegno, però la trama della tela e anche del pennello che ho steso il bianco si noterà. Andiamo, iniziamo. Allora, intanto mettete il prodotto, vi consiglio, su un piatto, così col pennello poi è più gestibile. Adesso andate a spennellare tutta la base e la superficie, appunto, della tela, stando un po' abbondanti. Arrivati a questo punto non fate altro che mettere. Adesso vi faccio vedere questo prodotto, lo stesso prodotto sulla fotocopia, sopra proprio, non dietro, perché dobbiamo trasferirla. Eccoci qui. Sopra. Dovete mettere in modo uniforme su tutte le parti. Se è il caso, ripassate, se vedete che è un po' asciutto. Ok. E adesso andiamo su, attaccarlo alla superficie della tela. Allora, arrivati qui, prendete due angoli e iniziate la parte di su, due angoli in alto. Faccio vedere così. Poca pressione, piano piano, adesso l'ho lasciata asciugare per 24 ore. Dopo 24 ore togliamo la carta, superficie sotto l'acqua. Allora, una volta arrivato qui, non fate altro che pulire dalla carta che avete tolto, rimane in superficie, e anche con un panno, e poi dovete rimettere, spennellare, magari l'ho asciugato con un panno, e poi spennellate con il prodotto che abbiamo usato appunto per attaccare la fotocopia alla tela. Allora, io sto insistendo ancora un po' per togliere, vedete, soprattutto sul nero che si vede questa pellicola bianca. Insistete piano piano, poco per volta, perché sennò, ad esempio, vi faccio vedere cosa succede, vedete? Lo toglie un po' troppo, però tutto sommato anche questo effetto vintage, un po' consumato, un po' vecchio, non sta male, ecco. Poi, una volta che mettete il prodotto che abbiamo usato per incollare, una volta che appunto si deve asciugare bene, si può ritoccare con i colori acrilici. E continuate così, pronti per dare la prima spennellata. Poi, se vedete in che superficie c'è un po' di carta, la togliete subito, se no rimane incollata. Ecco, guardate su tutta la superficie, anche in modo un po' verticale, orizzontale. Così si attacca ancora meglio la carta e il colore si ravviva un po'. Allora, non vi preoccupate se fa una patina biancastra, poi asciugandosi diventa trasparente. Eccoci qua, adesso fate asciugare benissimo e poi si
se vedete che non vi piace, lo potete, alcuni punti, soprattutto nei neri, ritoccarlo con gli acrilici. Finito il quadro, spero che vi piaccia, provateci anche voi, qualsiasi domanda scrivetemi. Ciao ciao, alla prossima!